Voci da Sanremo. Soldi, soldi. Ok, soldi, Mahmood, Festival di Sanremo, la 69esima edizione. Allora, siamo agli sgoccioli, come ti senti? Stiamo sgocciolando siamo un po' stanchi, però diciamo che questa canzone è andata bene, diciamo che è piaciuta molto all'Ares, l'Ares sto in piedi che ballava, sicuramente questo è anche un qualcosa, è un simbolo di un cambiamento che sta avvenendo a questo Festival di Sanremo. Mahmood, allora, vinto Sanremo Giovani, sei arrivato sul palco dell'Ares, come ti senti? Mi sento, guarda, in paradiso, sono molto molto felice, non mai mi sarei appunto immaginato tutta questa reazione positiva e per me è una cosa gigante, quindi guarda, prendo tutto quello che viene, comunque vada, per me è già una vittoria. Senti, ma questi soldi quanto contano nella vita secondo te? Non lo so, sai, non è che non ho mai avuto così tanti, quindi boh. Il Festival di Sanremo, che cosa ti è piaciuto di questo festival? Mi è piaciuto che era un festival moderno, che ci sia tanta gioventù, tanta musica nuova. Sono proprio felice di essere in questo festival perché credo appunto sia un'innovazione per quello che è Sanremo. E che cosa accadrà dopo questo Festival di Sanremo? Dopo questo festival uscirà il mio primo disco, il primo marzo, Gioventù Bruciata. Infatti sono molto felice perché è il mio primo vero disco. Di Pechino, un duetto, una jam session, quindi in più a questa canzone. Eh sì, la collaborazione con Gue Pequeno per me è stata una bomba, ragazzi. Ieri su quel palco avevo un'energia pazzesca che tra l'altro parte, di cui parte me ne ha data anche lui, no? Quindi devo tanto a Gue, una stima pazzesca di lui come artista e sono molto felice che appunto abbia scelto di collaborare con me per questa esperienza. Li facciamo? Soldi, soldi. Voci da Sanremo.